Gabriel, ovviamente quali sono le emozioni che ha provato vedendo una piazza così piena di tifosi? Sinceramente, Firenze riesce sempre a sorprendermi perché so quanto mi vogliono bene, so quanto ci tengono a me, però una cosa del genere non me l'aspettavo, no? Quando mi hanno detto che saremmo stati in 5.000 in piazza, ho detto da scherzare. Invece sono venuti tutti a salutarmi. La cosa più impressionante è che sono quasi 20 anni che non gioco più. E l'amore invece è sempre lì, lo posso sentire. Logicamente mi fa piacere. E poi essere pesato così davanti ai miei è stata un'emozione doppia, perché sempre racconto quanto mi volete bene qua, però non riesco a trasmetterlo. Oggi la mamma e il babbo l'hanno visto, l'hanno toccato e è stato emozionante. C'è stato un coro che si risentiva spesso nella piazza, era il coro che le cantava sempre la Turba Fiesole, ce lo può cantare? Io? No, erano loro che cantavano. Io cercavo di indurre a cantare quel coro, però non ho parole sinceramente, qualsiasi cosa possa dire verso l'affetto che tengo nei fiorentini nei miei confronti è poco. Grazie grande. Ecco Gabriel, si è detto tanto sulla tua storia, l'amore con Firenze, in generale con l'Italia. Io ti chiedo qual è il momento in cui hai capito che eri qualcosa più di un calciatore per la città e anche per il calcio. Se c'è stato un momento in cui hai realizzato che andavi oltre l'essere banalmente un grande calciatore? L'ho capito a un certo punto, verso la fine della carriera, perché prima era concentrato in giocare, in dare il meglio di me stesso per la Fiorentina, in crescere dopo ogni allenamento, sentirmi meglio di ieri, e quello ha fatto sì che mi converta in qualcosa altro che un semplice giocatore. E a un certo punto ho sentito la responsabilità di rappresentare Firenze nel mondo. Per fortuna per fortuna è stata una cosa che mi è piaciuta. Io sentivo la Fiorentina e quindi non mi è pesato questa responsabilità e ho cercato di fare il meglio tuttora, anche se non gioco più. Quando vado in giro mi sento un po' di rappresentare Firenze ed è una cosa che mi piace, perché dopo vengo qua e queste manifestazioni di affetto mi ripagano ampiamente. Gabriel, lei dice che rappresenta Firenze, ancora però non rappresenta la Fiorentina nonostante tutto quello che abbiamo visto anche oggi in piazza. Prima o poi le piacerebbe rappresentare nel mondo la Fiorentina? È un mio desiderio, io lo faccio anche se non lavoro, diciamo, per la Fiorentina. Quando vado in giro per il mondo sono un ex giocatore della nazionale argentina e della Fiorentina soprattutto, e cerco di comportarmi nella miglior maniera possibile, semplicemente perché so che dietro la mia immagine viene Firenze e viene la Fiorentina. Quindi io lo faccio anche se non ho uno stipendio dal presidente di turno. È una cosa che mi piacerebbe fare ufficialmente, però mi sento bene anche facendola così. Perché sinceramente lo sento, ora non gioco più, quindi non ho bisogno di dire cose che non sono vere. Sento la Fiorentina nella pelle e vado in giro trattando di contagiare quello che sento in diverse parti del mondo. Gabriel, oggi ci hai fatto scoprire un lato di te che non avevamo compreso sinceramente, cioè la tenerezza, che con noi in generale sei sempre stato molto duro, autoritario anche. Che cosa si manifestava dentro di te o nei gesti questa tenerezza che invece tu sostieni di avere dentro? No, vabbè, anche con gli anni va in aumento.
però sempre sono stato uno molto umano, diciamo. Il lavoro che facevo non mi permetteva di tirarlo fuori, soprattutto perché c'eravate voi. No, ma nel senso che uno ha una responsabilità e non può lasciarsi portare via dall'emozione. Io sentivo, come dicevi te prima, che rappresentavo la Fiorentina e quello mi portava tante responsabilità, e quindi dovevo allenarmi, dovevo comportarmi bene, dovevo parlare bene, dovevo fare tutto quello che potevo nel miglior modo possibile. E lì a volte non c'è spazio per la tenerezza o per la debolezza di animo. Gabriele, ti posso chiedere un giudizio oggi di vista dal vivo? Cioè, la Fiorentina, è chiaro che una partita non può rappresentare, però visto anche il tuo legame con Stefano Pioli, con Giancarlo, la Fiorentina, hai visto, quale augurio fai alla Fiorentina del futuro, quella sul campo? Dopo il risultato di oggi posso augurare che possa migliorare. Insomma, all'inizio del campionato non è che si aspettava che questa Fiorentina vincesse lo scudetto o andasse in Coppa dei Campioni, quindi non so perché l'obiettivo possa cambiare con mano a mano che vanno il mio italiano è schifoso, mano a mano che le partite vanno avanti, e l'obiettivo insomma deve rimanere quello di inizio stagione. E io ho parlato con Pioli all'inizio e non avevano, con la squadra che si trovava in mano, non è che aveva molte pretese, diciamo.